Buon pomeriggio, eccoci qua, buon pomeriggio amici, come state Ben trovati? Allora, ho organizzato anche questa volta una diretta così veloce, volante, non era, non era in programma. Eh, infatti, ho fatto l'annuncio su Facebook proprio veramente all'ultimo all istante. Però no, ci tenevo più che altro a fare un po' il punto eh, di questo dopo Toissimi, visto che eh, Toissimi ha cambiato location, quindi insomma mi sembrava così giusto anche doveroso nei confronti dei carissimi patronne e organizzatori Luigi Zampieri e Fabrizio Balzano che saluto veramente caramente ancora una volta eh, insomma sono stati veramente di una, di una disponibilità e di una cortesia e di una gentilezza veramente di, disarmante direi insomma veramente due persone alla mano di cuore e che lo, loro più per primi si divertono a partecipare perché poi loro stessi partecipano eh, come venditori eh, attivisti quindi non solo sono gli organizzatori ma li troverete con il loro stand eh, alla vendita al pubblico quindi loro stessi insomma eh, si propongono nel nelle, appunto con la loro merce la loro roba quindi veramente grandi grandi cose allora eh, io direi andiamo subito eh, ad elencare i pregi perché come, come già vi ho detto nella diretta precedente, il eh, Toissimi non è più al Palacavicchi che è stato teatro della, delle ultime due, forse tre edizioni, ho perso anche un po' il conto perché pensate per me, eh, questo è, è il nono anno che faccio Toissimi, io insieme a tutti i miei amici, per esempio a cominciare dal mio fratello amico Alessandro, ma insomma un po' tutti quanti gli altri amici, mia moglie, insomma... Eh, mi, hanno, mi hanno seguito in tante edizioni di Turissimi, insomma comunque eh, a, a, forza di, insomma, a forza di accumulare edizioni siamo arrivati a ben nove anni. Eh, noi abbiamo già partecipato quando era ancora all'Ergife Palace, come vi dicevo la volta scorsa. E poi appunto l'ultimamente è stato al Palagavicchi, però non ricordo se, se ne sono state fatte due o tre edizioni. Ma comunque eh, il Palagavicchi, quella è una location che ormai eh, possiamo considerarla archiviata, eh, anche perché attualmente eh, è, è chiusa eh, e credo che lo sarà per un po' di tempo. Se non sbaglio, correggetemi, magari qualcuno è più informato di me. Se non sbaglio, è anche in una fase di ristrutturazione o semi-ristrutturazione. Comunque, cosa che era, era già in atto quando c'è stato l'ultimo Tuissimi la volta scorsa. Infatti, mi ricordo che sul fondo del, del padiglione eh, c'erano già dei, dei lavori in corso e quindi, evidentemente, presumo che gli stessi stiano andando avanti. Quindi, comunque, quella è una cash che, per il momento, per quanto riguarda Tuissimi, la possiamo archiviare. E quindi, veniamo a questa nuova. Location che credo questa si sì, sarà teatro di eh, diverse eh, edizioni. Allora, dicevo le, le, eh, i pregi, è sicuramente un luogo enorme perché si tratta di un ex deposito, è una rimessa di bus eh, dell'ADAC, l'azienda la, la, del servizio pubblico di Roma. Eh, quindi, come tale, è veramente enorme. Poi, considerate che all'interno appunto riposavano eh, i bus, e eh, tutti i mezzi i mezzi pubblici, quindi pare veramente di stare dentro un hangar all'aeroporto, insomma veramente immenso, enorme. Allora per, anche se eh, appunto nella, negli, negli spot, nel, nel, nei post eh, promozionali c'era scritto Piazza Ragusa, in realtà l'ingresso non era libero, comunque se un deposito che appunto da anche su piazza d'acusa ma l'ingresso era a via tuscolana ecco come si vede sullo sfondo l'ingresso era eh, a via tuscolana 179 quindi era quello il vero il vero ingresso da lì eh, entravate e quando si entrava veramente la, era, insomma, la garanzia di una vista meravigliosa era veramente è stata confermata infatti come entravate, insomma vi, vi si, insomma, vi si apriva davanti ai vostri occhi uno spettacolo veramente incredibile. C'era veramente eh, uno spiegamento di, di, come dire, di, di, di venditori di stand veramente, veramente molto, molto ampio. Eh, come è consueto anche un po' come nelle fiere comics, i venditori erano ai lati eh, delle pareti, e poi c'erano le corsie centrali dove i venditori erano uno di spalla all'altro quindi avevate una, una doppia fila eh, di, eh, di stand quindi veramente eh, bello molto bello da, eh, da, da vedere e dunque eh, i peggi appunto sono questi quindi una, una grande una grande larghezza ehm, abbiamo avuto la netta impressione che di venditori c'erano anche più di, 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 di quando si stava al palacabicchi eh, c'erano quelli storici, quelli consueti poi ne ho visti altri che era la prima volta che li vedevo quindi perché ormai dopo tanti anni anche un po' la fisionomia dei venditori ormai l'ho e l'abbiamo un po' imparati a, a conoscere perché comunque vuoi o non vuoi eh, nelle varie ferie comics e in questa borsa a scambio alla fine i venditori sono un po' sempre eh, gli stessi tanti sono appunto volti eh, familiari e per quanto riguarda la merce, la merce in vendita c'era veramente tanto vintage come è giusto che sia perché Toissimi è appunto una, una borsa scambia una mostra de, del giocattolo vecchio eh, eh, quindi c'era tanto, tantissimo vintage ma c'era anche eh, eh, materiale eh, attuale per esempio Giocattopoli il mio amico eh, Gianluca Clemente eh, co come sua consuetudine eh, fornisce anche materiale eh, eh, diciamo attuale attu materiale eh, moderno quindi avevate veramente una vasta una vasta eh, scelta per quanto riguarda eh, i difetti eh, uno su tutti eh, e questo effettivamente ve l'avevo già anticipato nella diretta nella diretta scorsa il, pro il problema principale che è quello che poi ho un po' eh, sentito eh, anche, anche sul posto dagli amici ho con contato non contato tantissimi amici veramente un altro dei pregi, degli aspetti positivi è che si incontrano tanti, tanti amici. E, dicevo, il, il, il problema principale era il parcheggio, perché Piazza Ragusa, che si trova al Tuscolano, il Tuscolano Nord, è una, un quartiere, una zona a ridosso del centro storico di Roma e quindi come tale eh, vi lascio immaginare, anche se era domenica, turistice, c'è stato sabato e domenica che mi sono recato di domenica, però va sicuro anche di domenica. C'era traffico e, e i parcheggi era veramente un'utopia, era un miraggio. Questo perché appunto eh, è, siamo a ridosso del centro storico, è uno dei quartieri eh, a più eh, densità popolare, eh, eh, quindi è uno dei più, quartieri più abitati eh, di Roma. Quindi anche questo incide, incide parecchio. Quindi recarsi lì con la propria eh, vettura privata è veramente un problema effettivamente. Ma eh, il, il problema è, è risolto? Può essere risolto da cosa? Dal servizio pubblico, eh, eh, appunto. Vedo un commento, mi interrompo, vediamo, vediamo chi abbiamo. Oh, Megalomène, grandissimo Stefano Scarpa. Buonasera, buonasera a te, caro, caro Stefano. Eh, dicevo il, il problema può essere risolto con il servizio pubblico chiaramente noi romani siamo avvantaggiati perché sappiamo benissimo come muoverci anche con il servizio pubblico quindi sappiamo esattamente come regarci eh, a piazza d'acusa senza, senza andare con, con la propria vettura quindi per i non romani eh, eh, chiaramente questa è stata una prima eh, edizione quindi magari tante informazioni chiaramente non le hanno potute eh, sapere o comunque anche, anche se eh, tante informazioni le ho date anche io, ma anche gli stessi organizzatori hanno spiegato più volte come arrivarci, però chiaramente chi viene da fuori Roma è chiaro che non può esattamente sapere come muoversi, cosa eh, prendere, quale bus prendere, eh, eccetera. Comunque è presto, è presto detto. Allora, più che il bus, eh, chiaramente la, il mezzo più eh, semplice... E quello più, eh, che appunto vi, vi, da, vi, vi, vi mette quasi a ridosso di tuissimi è la metropolitana. Eh, la linea A: voi scendete a Ponte Lungo, da lì cioè, quando uscite dalla metropolitana, eh, scendete a Via Gela, c'è cioè Via Gela che va dritta, dritta a Via Tuscolana, Via Tuscolana e Piazza Ragusa perché vi dicevo il deposito, eh, l'entrata a Via Tuscolana e arriva fino a Piazza Ragusa. Voi scendete da Via Gela: saranno. 150-200 metri, quindi veramente due passi a piedi e state davanti all'ingresso eh, di eh, Toissimi, se vi muovete appunto con la metropolitana eh, eh, di, eh, di Roma. Oppure se venite con il treno e quindi scendete eh, a termini, meglio ancora, lì potete prendere il trenino urbano, l'FL1. L'FL1 è quello che per intenderci è quello che vi porta a, a Romix, quindi tanto per rimanere a tema, è quello che vi porta a... A Fiumicino per andare a Romix e lo stesso trenino. Prendete quello, l'FL1, a termini e scendete a stazione Tuscolana, proprio c'è cioè proprio la stazione chiamata Tuscolana. Quindi, come la via, da lì pure è facilissimo Quando uscite dalla stazione, fate Via della Stazione Tuscolana, quindi il nome che prende eh, direttamente da, da, dalla stazione stessa. Eh, è una strada che fa una curva. Quando eh, siete arrivati alla fine della curva, state davanti a Piazza Racusa e quindi siete arrivati attuissimi quindi senza alcun tipo di, di problema e di pensiero con i mezzi pubblici potete arrivare eh, attuissimi allora oh, ecco il l'altro mio fraterno amico Marco Di Marco dice ciao Giaffi capisco il problema dei parcheggi eh, infatti come dicevamo figurate io ci abito in quel quartiere eh, eh, infatti ma egoisticamente parlando usando la meteorologia mi è stato molto comodo raggiungere rispetto alla vecchia location ecco Marco guarda vedi perfettamente mi hai, dato, mi hai mi hai confermato quello che ho appena detto e proprio mi hai dato l'assist per ribadire ulteriormente eh, amici quindi mi rivolgo a tutti mi rivolgo soprattutto ai non romani perché è quelli che magari hanno avuto più difficoltà perché tanti amici eh, fuori Roma sono venuti attuissimi e hanno trovato il problema del parcheggio con la prossima edizione di Doissimi che non so se, se ci sarà a marzo adesso non, non mi sono informato perdonatemi eh, la prossima edizione di Doissimi venite in macchina chiaramente raggiungete Roma con la macchina eh, andate nelle aree di parcheggio quelle più comode quindi quelle esterne da, dal, centro, dal centro di Roma perché ripeto via Tuscolana piazza Lagusa è a ridosso del centro di Roma parcheggiate la vostra macchina nelle zone quelle più, più tranquille e prendete la metro oppure prendete il trenino FL1 che vi ho appena detto oppure meglio ancora non prendete affatto la macchina, prendete il vostro treno, scendete a stazione Termini che la conoscete tutti immagino, scendete a stazione Termini quindi senza uscire dalla stazione quindi rimanendo dentro la stazione Termini prendete il trenino urbano FL1 che vi porta alla fermata della stazione Tuscolana e siete arrivati a eh, attuissimi quindi... Come poi ci ha appena confermato il nostro Marcone che, che saluto e gli mando eh, un abbraccio. Quindi effettivamente è un difetto quello del parcheggio, però, come vi ho appena raccontato, lo potete risolvere in, in, questo, in questo modo. Allora, noi eh, appunto io ci sono andato con, con Alessandro la domenica mattina, ci siamo andati appena aperto alle 9.30, e, e insomma è stata veramente una bella una bella visita, una bella passeggiata all'interno di questo di questo enorme padiglione, di questo enorme deposito. Pensate che ehm, veramente il tempo è passato, è volato, non ce ne siamo accorti, se è possibile ancora più del ROMIX o di qualsiasi fiera eh, delle, vostre, delle vostre città, fiera comics delle vostre città. Il tempo è veramente passava perché appunto il materiale esposto, che eh, è, è materiale appunto che soprattutto a noi della nostra fascia d'età è materiale che suscita tanta emozione, tanti ricordi e tanta nostalgia, noi avevamo fatto in due ore soltanto il primo corridoio quindi ancora ci mancava più della metà. Insomma, veramente lì il tempo veramente eh, si, si era fermato e si sono fatte le, le, le 14, non ce ne siamo letteralmente eh, accorti. Ecco, Marco a proposito del, sempre in merito alle informazioni di come raggiungere i con con i mezzi pubblici, Marco ci dà un'ulteriore informazione. Se venite da fuori Roma. La, con la macchina, quindi, lasciate la macchina da Anagnina. Anagnina è, la, è il capolina della linea A, è il capolina della linea rossa, perché sapete, no? eh, Roma ha metro A, metro B, metro C, la metro A è quella con la, diciamo, rossa, rossa, arancione, e la metro B è quella blu. Quindi, linea A, eh, lasciate la macchina da Anagnina, che a Anagnina eh, c'è un parcheggio immenso, quindi impossibile che non potete lasciare la macchina lì. Parcheggiate la macchina lì, prendete la linea A a quindi direzione, è l'unica direzione perché ripeto è il, il capolina, quindi dovete prendere per forza la direzione opposta e scendete a Ponte Lungo, quindi benissimo Marco, oppure Arco di Travertino anche, assolutamente sì, ci sono dei parcheggi di scambio con la linea A, esatto, esatto Marcone, quindi potete tranquillamente fare così la prossima volta, quindi se non volete prendere il treno per raggiungere Roma e volete comodamente usare la vostra macchina però... Venite, eh, parcheggiate, lasciate la macchina in questi punti che vi ha appena detto eh, Marco. Stefano Scarpa ci dice: il giorno che verrà a Roma, per o oh, Romix, ti romperò le scatole per qualche dritta su state Parcheggi. Ma carissimo, Stefano, quando vuoi, siamo qui a disposizione. Anzi, se a te li fa piacere, ti farò proprio da Cicerone. Quindi, eh, se vuoi, veramente ci facciamo tutto il percorso. Quindi, a, a, al, al di fuori del Romix, ci incontriamo fuori, quindi a Roma e poi raggiungiamo la Fiera insieme quindi mi farebbe tanto tanto eh, piacere e Marco fa il gesto del pollice assolutamente sì grande, grande Marcone allora ehm, è stato veramente un poissimi molto molto emozionante ci è piaciuto veramente tanto senza nulla togliere a, alla location precedente ma questa ci ha dato eh, veramente una grande cioè ci cioè, ha veramente impressionato veramente impressionato abbiamo incontrato tanti amici allora, ci sarebbe anche un altro difetto eh, da mettere nell'elenco, appunto, perché eh, tanti eh, venditori, i quali chiaramente non dirò i nomi, però tanti venditori hanno, eh, insomma, si sono un po' confidati con me e hanno manifestato un, un piccolo disagio nel senso il, il deposito mh, non è proprio molto ben illuminato con tutto che noi siamo arrivati al punto lì dalle 9:30 e mezza del mattino quindi il, il, il sole ormai era alto eh, però con tutto ciò eh, abbiamo riscontrato effettivamente una illuminazione non proprio, come dire, non c'era molta, molta, molta luce. Dei, ci sono dei finestroni sulle pareti del deposito, ma non sono sufficienti. Anche l'illuminazione, quella nel soffitto, quella artificiale, oddio, si potrebbe fare di meglio. Il, la cosa poi viene peggiorata nel pomeriggio perché chiaramente tuissimi... Il sabato c'è stato solo il pomeriggio, domenica, mattina e pomeriggio. Il pomeriggio al calar del sole eh, mi hanno raccontato eh, che eh, appunto ulteriormente la situazione è peggiorata perché il sole è andato via, quindi il sole che filtrava dai finestroni è sparito, quindi eh, è arrivato il buio e quindi l'illuminazione artificiale non era per niente eh, sufficiente. E quindi era un problema per i venditori, era un problema vedere il materiale esposto Quindi letteralmente c'era un problema di visibilità. Insomma, quindi ecco quindi, se questo eh, lo dico eh, magari a Fabrizio Balsano, a Luigi Zampieri, se questo potrebbe eh, se potrebbero fare questo tipo di correzione, quindi se si potrebbe potenziare l'illuminazione artificiale, sarebbe cosa buona e giusta. Non solo eh, per noi eh, acquirenti, per noi visitatori, ma soprattutto per i venditori che hanno riscontrato questo tipo eh, eh, di problema ecco e Marco ci dice confermo io sono stato sabato pomeriggio e in un'area di chiusura si faceva fatica a individuare gli oggetti, gli oggetti visti qualche ora prima quindi Marco ce lo conferma insomma lui è stato lì sul posto sabato pomeriggio che vi ripeto sabato era solo di pomeriggio quindi quando siete arrivati là già, era, già era in essere il problema perché dalle tre poi il sole stava calando, quindi avete visto proprio in diretta dal vivo il problema della visibilità. Quindi lo ripeto ai nostri carissimi Fabrizio Balsano, Luigi Zampieri, insomma, se potete prendere nota di questo, di questo problema, magari al prossimo Toissimi avremo eh, questo miglioramento. Sarebbe una cosa buona, buona per tutti. Allora, adesso veniamo al sottoscritto, perché eh, come vi ho detto su facebook vorrei mostrarvi quello che ho acquistato perché ovviamente ma vi pare che a tuissimi si esce a mani vuote no già mai magari anche una cosa piccola ma comunque si, si compra sempre qualcosa anche perché poi in merito parleremo anche del discorso prezzi perché tanti si sono lamentati dei prezzi mm, ok Parliamo anche di questo, però adesso vi faccio vedere cosa, cosa ho comprato e vi ho preparato le clip allegate all eh, appunto, che ho, agli oggetti che ho acquistato. Allora, cambiamo inquadratura, È la mia ormai consueta, solida, pedanina, ormai mia amica che mi accompagna sempre. Allora, cominciamo con questo oggetto molto, molto carino. Guardate qua, spero che si veda nei dettagli. Eccolo qui. Immagino che l'abbiate eh, riconosciuto, molto, molto simpatico. Questo è il, diciamo, il, la, la, il veicolo, il veicolo volante dei Jetson che in Italia li abbiamo eh, conosciuti come i pronipoti. È un oggetto della Hot Wheels: è veramente molto, molto carino. E vi assicuro che non è costato eh, eccessivamente. Quindi, eh, entriamo già nel discorso. Eh, dei prezzi eh, insomma è stata una spesa assolutamente fattibilissima eh, quindi senza svenarmi eh, mi sono assicurato questo oggetto molto molto carino ecco è solo il veicolo eh, all'interno non ci sono eh, i personaggi eh, anche se sarebbe stato carino se ci fossero stati ma comunque eh, è già il fatto di avere eh, la, 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 il veicolo volante dei jetson insomma è già è già tanto veramente Molto molto carino, è un oggetto che poi tra l'altro io non avevo mai, mai trovato nelle fiere precedenti, né a ROMIX né, né in altre fiere, sinceramente è la prima volta che lo, che lo vedo e me lo sono subito eh, assicurato. Allora, eh, in tal senso andiamoci a vedere la sigla dei pronipoti dei, dei, dei Jetson. Questa era la sigla dei Jetsons o oh, I pronipoti, eh, se, se preferite, insomma, uno dei cartoni famosi di Anne e Barbera. Quindi, insomma, eh, le abbiamo amate, soprattutto quando insomma, la, 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 mia, la mia generazione se le ricorderà senz'altro. Insomma, venivano mandati in onda e replicati tantissime, tantissime volte. Allora, eh, Stefano Scarpa ci dice. Autospaziale dei jetson un bellissimo cartone di Anna Barbera, l'ho presa anche io qualche anno fa. Molto simpatica. Sì, sì, molto simpatica. E ripeto Stefano, io veramente casco dalle nuvole, non l'avevo mai visto. Questo, questo oggetto. La prima volta che mi imbatto in questo. E, e insomma, mh, non ci ho, ho pensato due volte appena, appena l'ho visto, me lo sono subito eh, assicurato lì. Eh, a tuissimi. Allora. Questo è il primo oggetto che ho preso, adesso vi faccio vedere un altro eh, oggetto, un personaggio, l'avvicino alla camera, eccolo qua, eh, c'è ecco, eh, un problema di, di focus, comunque spero che l'abbiate riconosciuto, eh, eccolo qui, spero che l'abbiate riconosciuto, questo è Tai Bazal, eh, Tai Bazal che è il, il re, il nemico, di Golion chiaramente io lo chiamo con il nome eh, della versione che insomma la nostra generazione l'ha ha, ha conosciuto ovvero con il nome giapponese con il nome con il quale è arrivato in Italia ovvero Golion perché poi sappiamo no è diventato Voltron perché è stato acquistato dagli, dagli americani hanno, hanno un po' cambiato le carte in tavola come è successo pure con altri eh, cartoni animati il suo nome non è Tai Bazalle chiaramente però insomma a me Insomma, penso quelli come me eh, piace ricordarlo nella versione Golaio, anche perché gli estremisti eh, di, dicono che Voltron non esiste. Quindi, ok, vabbè, insomma, si scherza, chiaramente no, perché o, o, oggi ormai è, è Voltron, lo sappiamo. Però noi invece l'abbiamo imparato come, come Golaion. E questo qua, insomma, è un timbrino, questa è una, appunto, è una figure, è un timbrino, vedete, vabbè, chiaramente come tutti i timbrini, si stappa e questo ecco, il, il suo bel timbrino. E anche che questo è un personaggio che non avevo mai avuto eh, in nessuna forma perché so che esiste anche un altro cascio con un po più grande di tai Bazzalle. però ho visto questo era soprattutto era un prezzo assolutamente abbordabile anche in questo caso prezzo abbordabile eh, no, perché poi ci arriviamo a quel discorso eh? e me lo sono eh, assicurato allora anche qui ci vediamo la sigla di voltron no ci vediamo la sigla di Golaiion, perché, ripeto, per noi, per la mia generazione è Golion. Ecco qua, questa era la sigla di Golaio, una cantata da Rocco. Rocco Reitano, che magari se c'è qualcuno che ancora non lo sa, è il nipote del più famoso Mino, Mino Reitano, Italia, con È proprio il nipote di Mino eh, Reitano. Allora, mi sono perso un po' di commenti. Eh, Stefano scarpa dice, mi hai sbloccato il ricordo, avevo dimenticato i timbrini. ne eh, C'erano cioè, diversi poi, tra l'altro, eh, questo qui di Tai Bazzalle non è l'unico che ho. Con questi personaggi ne avevo tantissimi da piccolo. Guarda Stefano, ne avevo tantissimi anch'io. E sono di quegli oggetti che poi nel tempo li ho, li ho perduti, e erano veramente molto molto carini e, insomma erano ben fatti e poi insomma facevano pure il timbrino, <ride> ne mettevo tanti su, sul diario scolastico quindi era veramente un bel ricordo c'erano anche di altri cartoni, sì sì sì, no, erano fatti di diversi, diversi cartoni animati quindi... Però ripeto, questo qui di Tai Bazal, anzi, chiamiamolo pure Rezarkon, perché Rezarkon è il nome su Voltron, dai, così accontentiamo anche gli amanti di, di Voltron. E sempre Stefano dice, ricordo che avevo una scatola a gioco con vari timbrini di personaggi di cartoni. Sì, sì, eh, bravo Stefano, vendevano anche de delle scatole, un set, c'era cioè un set con vari timbrini, vari personaggi, quindi bei ricordi, insomma, insomma, avevamo veramente belle cose, lo, lo, lo ripetiamo sempre, ma... Eh, devo dire che eh, i nostri giocattoli all'epoca eh, erano veramente eh, belle, belle, cose. Ok, vi ho fatto vedere allora eh, eh, la vettura di Jetson, la, eh, il Thai Bazal la versione timbrino. Vi faccio vedere un altro eh, oggetto. Questa era una action figure vera e propria di un personaggio che io adoro veramente tanto. Eccolo qua. Spero che si veda, ragazzi. Eccolo qua. L'avete riconosciuto? È Joe il Condor, il numero 2 dei Gatchaman, è un action figure vero e proprio, eh? si muove, cioè, le braccia sono notabili, anche le gambe insomma eh, ha eh, insomma, la sua, il suo, le sue belle ali, il casco, insomma devo dire è fatto abbastanza bene questo pure me l'hanno venduto a buon prezzo perché il venditore è stato onesto subito nel farmi vedere che c'aveva questo piccolo difetto, insomma si era staccata eh, un'ala l'ha reincollata a me non me ne è fregato niente, me lo sono preso lo stesso perché io adoro Joe il Condor, per me è il mio personaggio eh, preferito dei ghiaccioli, pensate un po', più di Ken l'Aquila, bene sì, eh, a parte che io per tanti cartoni animati eh, preferisco più il secondo che non il primo, per esempio nel trio Getta eh, io so, so più per Aiato che non per Rio io preferisco più Hayato oppure che ne so Starzinger, Coug, Gorgo e H Coug è il primo, lo sappiamo io so più per Gorgo, io adoro Gorgo quindi a me piacciono tanto i secondi più dei primi personaggi allora Stefano Scarpa che dice squadra G. GCC sono i Gachon, non l'abbiamo conosciuti come la battaglia dei pianeti Marco Di Marco dice vado contro i e preferisco i nuovi americani e quelli giapponesi perciò dico Zarcon ai 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 Marco che delusione che mi dai che pugnalata, no, 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 ti prego, Zarkon, Voltron, no, no, per favore, è Golaion, è bazal. oh, no, scherzo naturalmente, eh? no, no, lo so, lo so, che c'è tanta gente che invece anzi preferisce, e anzi ricorda solo la versione Voltron, e quando uno gli nomina Golaion sgranano gli occhi, oppure, cioè, fanno, fanno il, il verso alla ah, Ivano, boh, ma chi è Golaion invece, no, Golaion è... L'originale, così è, è nato e così l'abbiamo conosciuto quelli della nostra generazione, e poi è diventato Voltron. Lo sappiamo nella, nelle edizioni eh, successive. E insomma, questo era eh, Joel Condor. Eh, 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 Marco dice anch'io preferisco i secondi a Benjo, preferivo Beauty e Reika. Io penso ecco tra le due preferivo Reika cioè beauty, no? è la classica bambolona bionda un po' alla morron, Monroe no? io preferivo Reika, molto più elegante molto più eh, tutta ad un pezzo ah, a me piaceva più Reika pensa un po', pensa che ti arrivo a dire allora, vi ho mostrato eh, Joe il condo, e allora andiamoci a sentire la sigla della battaglia dei pianeti pianeta terra chiama squadra G il segnale di pericolo, allora a allora, me, allora. La battaglia che i treneti stanca e sparza tutti i cieli, cinque incredibili ragazzi fanno forte e più di razi, ma ali come uccelli sono... Cincio, Cincy, l'ara and Ryu, il Cufo. Hey, hey, Cincy, Cincy, it's me, Commander ecco qua, ecco questo, no? è mitico Augusto Martelli, la sigla bellissima della Battaglia dei Veneti che poi a proposito degli americani, a proposito di Goliath, Voltron, modificata dagli americani Gatchaman pure, è stata un'altra serie modificata pesantemente dagli americani 7 Zack 7 e altre, pensate a alcune scene che noi abbiamo visto della Battaglia dei Veneti perché noi abbiamo importato la versione americana come è accaduta con Star Blazers per esempio Certe scene sono state create appositamente per il mercato americano, quindi non erano previste o non c'erano ce affatto nella versione Java dei de, de Gatsuan. Pensate un po', insomma, gli americani quanto hanno profondamente cambiato alcuni degli anime eh, eh, per il loro mercato, che poi è diventato anche nostro, almeno all'inizio degli anni 80. Poi fortunatamente ormai questa tendenza negli anni successivi eh, eh, è cambiata. Meglio per noi, insomma, noi importiamo ormai direttamente. La versione originale, meglio così, insomma, mi sono perso altri commenti. Oh, Nicola Cavalletto, che sigla! Ciao Giaffi, eh, che sigla! Bellissima questa di batteria dei Peneti. Eh, beh, insomma, ma a parte sono tutte belle, ragazzi. Eh, le sigle non ci stanchiamo mai di ascoltare, le sappiamo a memoria, ma ragazzi, io poi me le metto sempre in macchina e Marco lo sa che le mettiamo sempre in macchina, ce le sentiamo continuamente in loop, in loop continuo. Nicola Cavalletto sempre dice: diciamo pure che anche i mezzi dei secondi erano più fighi, e eh sì, eh sì, quindi non erano fighi solo loro, loro fisicamente, ma anche i mezzi che guidavano. Erano veramente fighi, sono d'accordo con te, Nicola. Eh, Marco Di Marco dice: sigla clamorosa con un intro da brivido Ma che scherzi! Ah, beh, grande maestro Augusto Martelli, ma ragazzi, Augusto Martelli. Augusto Martelli era un grande maestro che insomma, ha fatto la storia delle sigle di Canale 5. Vi eh. parlo delle sigle delle trasmissioni. Delle trasmissioni dei contenitori TV. Eh, di... Ma veramente Augusto Martelli è, 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 è come vince tempera. No? Quindi parliamo di grandi maestri di musica, maestri veri. Quindi. Tanto, chapeau, tanto di cappello. Ho oh, un altro amico eccolo. Fa, mi preoccupavo, ancora non è rientrato. Maurizio Maddaloni. Ciao, buonasera Maurizio, mancavi di l'appello. Allora, ragazzi, quindi vi ho mostrato questi tre oggetti. E adesso, per ultimo, vi ho lasciato quello che, secondo me, è quello che più. Eh, sono belli tutti, ma questo è veramente bello e appena l'ho visto, che ve lo dico a fare mi sono fiondato eh, alla velocità della luce. Neanche Superman sarebbe stato così veloce. Perché mi sono preso questo oggetto fantastico, ragazzi. Fatemelo dire, vo dico da solo: guardate qua. E questa è la mitica terra azzurra, ovvero il veicolo spaziale no? dove ci sono George, Andro e tutti gli altri per andare a combattere Valdaster. No? e questa è la mitica Terra azzurra con dei componenti eh, che si cambiano, ovvero vi ricordate? No, aveva questa composizione, qua questa configurazione con le, con le braccia eh, chiuse. E poi, quando prendeva il volo, chiaramente questi si staccano. Lo faccio tutto in diretta, eh? Scusatemi, anche un po' sono un po' maldestro. Eh, ecco qua, ci sono eh, chiaramente questi, questi cosi lunghi, no? Ve li ricordate sicuramente? Quando prendeva il volo e quando stava nello spazio, la terra azzurra volava così, no? La, la ricorderete tutti, eccola qua. Quindi veramente un oggetto che, che ve lo dico a fare, non, ve l'ho detto, mi sono fiondato più veloce della luce appena l'ho visto. Ma anche in questo caso, anche in questo caso, credetemi, voi direte: eh, ma chissà che cosa che prezzo l'avrà fatto: un prezzo onestissimo, un prezzo veramente eh, che mh, insomma, il portafoglio lo re ha retto tranquillamente. Quindi devo dire: guardate, eh, io con pochi soldi mi sono assicurato questi. Quattro oggetti che vedete, ecco, inquadrati malissimo, perdonatemi, ma eh, questi quattro oggetti che vi ho mostrato è stata una spesa assolutamente abbordabile, cioè fattibilissima. Allora, ehm, no, ci mancherebbe, Maurizio, che scusa è ritardo, ma ragazzi, a parte ve l'ho detto, questa è stata una diretta proprio organizzata così, eh, veramente all'ultimo istante, neanche la volevo fare, non era, non era in programma l'ho fatta proprio così e Maurizio sempre Maddaloni dice acquista e zeccati la tua collezione Sì, sì, poi io ormai eh, acquisto solo cose che mi mancano non, mh, cerco sempre di evitare doppioni cioè, cerco sempre di comprare oggetti che mi mancano effettivamente dentro le vetrine perché mh, in passato compravo a volte il personaggio più volte per esempio Goldrek che ce l'ho in tante salse basta non lo compro più non ce la faccio più e eh, digasi anche pure peraltro il Batman per esempio il Batman ce l'ho Gundam, cioè sono tutti personaggi che ne ho comprati varie varie versioni, basta, no, basta. Voglio comprare oggetti diversi, proprio perché a parte non c'è più spazio nelle vetrine, ma proprio perché è inutile comprare lo stesso personaggio più volte, perché l'hai comprato una volta basta, è più che sufficiente. Quindi è meglio comprare un personaggio, proprio quello che ti serve in modo per completare, per avere una collezione più completa. E allora, ci siamo visti la Terra Azzurra, Terra Azzurra significa Techamon, e allora, gustiamoci la sigla mitica di Tecamen. Ecco, tanta roba sta sigla giapponese, ragazzi, bellissima, ma queste sigle giapponesi come quelle no, di Polimar, di Yashan, eh, ma, ma che, che meraviglia, beh, le sigle. Che siano giapponesi o che siano italiane, nel frattempo è passato Valentino Rossi, avete sentito, non so se si è sentito dal microfono, vabbè, e, insomma le sigle che siano giapponesi o italiane, ma sono tutte veramente, fanno venire i brividi eh, puntualmente. Allora, voglio concludere, anche perché ho fatto 40 minuti, voglio concludere con l'ultimo oggetto che non ho comprato, ma ve lo voglio mostrare perché lo voglio ringraziare in diretta, è più che doveroso. Allora, abbiate pazienza, fatemi togliere tutta questa merce perché voglio dare spazio all'ultimo oggetto che vi voglio mostrare. Eh, ah, c'è un commento che mi sono perso, adesso lo vado a leggere. Allora, ecco, scusate che sono da solo, faccio tutto da solo. Allora, che mi sono perso. Ah, Nicola Cavletto dice, Giaffi per noi, sei come le riviste di una volta, che a prescindere da internet servono sempre. Grazie, Nicola, grazie. Ma, insomma, sono lieto di essere utile in tal senso. Ehm La sonatore che dice molto bella questa sigla il nostro oh bravo il nostro David da Singer Z sarà contento. Saluto David David Ropolo detto da Singer Z alias da Singer Z grandissimo, seguitelo, mettete like sulla sua pagina, seguite da Singer Z perché è il, il, veramente il nostro Isao sasaki barra ichiro Mizuki italiano perché ci canta in giapponese, in un giapponese pressoché perfetto. Ci canta tutte le nostre sigle in versione giapponese. Quindi seguite da singer Z. Grazie Maurizio che ce lo hai ricordato. Allora, veniamo all'ultimo oggetto e poi vi lascio, ragazzi, eh, perché sono già, sono pure le, le sei e mezza, vi devo, vi devo salutare. Allora, guardate qua che meraviglia! Si tratta di un DVD, un DVD che mi è stato consegnato, donato, mi è stato donato da un carissimo amico. sempre presente a Tuissimi. Lui è un venditore proprio eh, ormai, storico ormai. Eh, un punto fi uno dei punti fissi di Toissimi, ovvero sto parlando di Carlo Schettini. Carlo Schettini che ha, eh, eh, vi offre eh, in vendita degli oggetti, ragazzi. Da paura, da veramente che tanti dei quali nemmeno trovate in rete o se li trovate, li trovate con molta difficoltà e soprattutto li trovate a dei prezzi veramente veramente esagerati. Quantomeno da Carlo non solo, insomma, potete avere. Il gusto della trattativa, eh, perché comunque Carlo è ovvio che i prezzi sono, eh, sono quelli che sono, perché si tratta di oggetti veramente di nicchia, veramente rarissimi. Eh, però perlomeno non spendete i, 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 il costo della spedizione e della dogana. Se voi prendete delle cose in Giappone o in Stati Uniti, insomma comunque fuori dal nostro territorio europeo, è chiaro che dovete pagare la, 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 la tassa della dogana e soprattutto la spedizione, che quindi sa, fa salire di molto il prezzo. Carlo Schettini, che vi offre de, dei CD BGM veramente pazzeschi, ci ha fatto vedere un CD de, di Jinghai con le BGM, ci ha fatto vedere altre cose, adesso mi sfugge, Carlo mi perdonerà, ma ci ha fatto vedere talmente tante cose. Poi ha, ha, ha delle, delle figure o de, degli altri oggetti veramente di nicchia, cioè, ragazzi, è inutile che io sto a parlare, a parte che. Eh, L'ho filmato, quindi poi lo vedrete. Eh, sto montando il video che ho con a tuissimi quindi lo vedete con i vostri occhi. Ma comunque, la prossima volta che venite a Tuissimi, mi raccomando, venite a Tuissimi, andate a trovare Carlo Schettini e andate ad ammirare il suo stand perché trovate delle cose pazzesche. Allora, eh, Nicola Cavalletto che dice: Qui l'amico Carlo ha fatto un regalone. Sì. Sì, Nicola, adesso ve lo mostro, eh? adesso ve lo mostro. e Maddalo, Maurizio Madroni dice giustamente Schettini è un'enciclopedia. Ragazzi, Carlo Schettini, oltre che ad essere un venditore di oggetti ultra nicchia, è, è un'enciclopedia un vivente, in, ta, in tal senso. Allora, ragazzi, guardate qua, che meraviglia! Si tratta di eh, questo DVD. Un attimo, lo inquadro meglio. Si tratta di un DVD di Zaborga, non è la serie. Ma questo è un film che è uscito 10-11 anni fa, è eh, un film omaggio alla vecchia serie eh, ed è una versione veramente straordinaria perché è dentro troverete due dischi, ovvero il DVD e anche il Blu-ray. Purtroppo non è un'edizione italiana perché mh, mh, credo non so neanche se sia stato fatto eh, in italiano. E trova, trovate due tracce audio, trovate la traccia francese, quindi già è fattibile, insomma in francese, bene o male si può capirlo ovviamente trovate la traccia eh, giapponese eh, all'interno chiaramente trovate anche il, il libricino che poi vi farò vi farò la foto insomma eh, perché è molto bello da vedere eh, all'interno saluta c'è da un amico che è entrato adesso andrea paccagnella buona serata eh, a te maurizio Madroni. che dice bello giaffi sì 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 bello bello maurizio bello davvero eh, appunto anche se non è italiano però comunque è veramente un oggetto straordinario questo DVD è poi una sorta, se vogliamo parlo, di, di sequel, o di conclusione della serie eh, eh, storica. Quindi eh, Zaborga, poi è uno di quei Tokusatsu veramente eccezionali. Insomma, lui affascinante. No? Lui eh, poliziotto con la moto che si trasforma in questo, in questo essere veramente straordinario. Ho oh, un altro amico che è entrato adesso, Max Massimiano Max Lomoriello. Buonasera a tutti, eh, Gianfranco Giaffi sempre sul pezzo. Oltre che acquisti, davvero intenditore come sempre detto da te poi caro Max che tu sei un intenditore ma di quelli proprio no che vai a cercare l'oggetto veramente eh, con, con il lanternino tu sei veramente tra, quegli, tra quelli che va a scovare delle cose incredibili e, e Maurizio Matone che dice questi sono veramente introvabili sì sì veramente guardate questo dvd pure mi sembra che c'è uno eh, su amazon ma insomma a parte ad un prezzo folle comunque Carlo mi ha voluto fare questo questo, questo dono veramente una cosa una cosa preziosa eh, io non so come ringraziarlo mi ha fatto veramente emozionare e allora io direi concludiamo con la sigla di Zaborga non di questo film ma della serie storica andiamocela a gustare Go! る非常「光の電流を飛ばし」「チェンジシュートだった方が」「怪奇の事件はシグマの仕業」「科学を悪に使うもの insomma questa era la sigla della de, de, de de versione storica della serie tv allora mi sono, ah, ci sono altri due eh, commenti max che <ride> dengine zaboka go bravissimo max i famosi tempi d'oro dice Nicola Cavalletto che, eh, tempi che non, non dimenticheremo eh, mai e Maurizio Vatano che dice fantastico zaboka e Gian Borghese come con me sfondi un portone Maurizio perché tra tutti i tokusatsu il mio preferito in assoluto più di Megalo, guardate che vi arriva a dire, e Stefano Scarpa tappa delle orecchie, più di Megalo Man, più di Ultraman, più di Spectraman. per me il, il più bel tokusatsu è Jamborg Ace, e lo ricorderete soprattutto, non gli uomini di Marte, ma poi ha avuto anche la sua serie TV eh, dedicata, che fu trasmessa una volta in Italia, poi purtroppo mai più replicata, e infatti la versione in italiano purtroppo, non si trova dannazione, dannazione. E Maurizio, che dice? È la pura verità. Sì, sì, meno male, Maurizio è incredibile. Ci troviamo veramente in grande, in grande sintonia. Amici, ho fatto 50 minuti, mi sono dilungato tantissimo. Ok, quindi spero che per quanto riguarda toissimi sia tutto, tutto chiaro. Ah, no, diciamo, concludiamo col discorso dei prezzi. Allora, io, come vi ho detto, gli oggetti che vi ho mostrato prima eh, del DVD. Eh, sono stati prezzi veramente onesti e assolutamente abbordabili, assolutamente abbordabili, no? perché eh, ho letto ieri, l'altro ieri, insomma, in questi giorni che eh, più di, uno, di un amico eh, si è lamentato dei prezzi molto alti, anzi alcuni prezzi rialzati, ma ragazzi, quello è toissimi, toissimi non è come le Fere comics, toissimi trovate appunto l'oggetto vintage, il giocattolo vecchio, il giocattolo di nicchia, la rarità. È normale che se voi comprate un oggetto di quel tipo, di quella fattura, il prezzo è molto alto, ma è come giusto che sia, poi è normale che sia. Però, se con un po' di pazienza, eh, con un buon colpo d'occhio, e eh, Max Lomoriello lo sa, un buon colpo d'occhio andate a scovare eh, l'oggetto che vi piace e. e, e e poi insomma parlate con il venditore trattate perché poi la borsa scambio è quello è il bello non è che il prezzo è quello punto trattate fate una trattativa alla fine comunque un prezzo onesto riuscite a, a, ad averlo quindi comunque anche in un periodo in un'epoca di caro prezzi come sappiamo le bollette sono aumentate quindi di conseguenza anche gli oggetti sono aumentati però ancora si possono trovare eh, eh, oggetti che si possono acquistare senza svenarsi, senza che il vostro portafoglio pianga. Allora, eh, Stefano dice: Stefano Scarpa: mi piacerebbe tanto trovare la figure di Zavbo, cara Io ce l'ho, <ride> io ce l'ho, caro, caro Stefano. Cioè, sia la, quello a moto che quello a antropomorfo. Quindi mi auguro che lo trovi, caro Stefano. So che Bandai l'ha fatta, sì. Ma costa un occhio la versione Bandai? Sì, costa un occhio, ma si trovano versioni più economiche di altre, eh, di altre case, di, altri, di, altri, sì, di, di altre versioni. Ma in collezione la vorrei proprio. Vabbè, direi, caro Stefano, un altro tokusatsu che adoro. Vabbè, poi detto da Megalomen. eh, caspita, ragazzi. Allora, eh, l'ultimo commento, poi vi saluto. Eh. Maurizio Mandaloni dovrebbero un po' tutti essere un po' più economici come, eh, come tuissimi. Beh, no, oddio. Maurizio, è non è propriamente, propriamente economico, però come ho, ho appena detto, eh, a, a fronte di tanti oggetti molto cari, molto cari perché, bisogna dirlo, molto cari, ma perché comunque, ripeto, sono oggetti vintage, oggetti storici, tenuti molto bene, la maggior parte dei quali praticamente nuovi, ancora blisterati, ancora nella propria scatola, molte delle quali scatole in, in ottimo stato, quindi... È chiaro che vi chiedono dei prezzi importanti, prezzi seri, ok? Però trovate anche eh, oggetti, appunto, come ho detto poc'anzi, oggetti dove li potete acquistare senza svenarvi. Quindi non mi trova molto d'accordo i commenti che ho letto ieri l'altro ieri, dove più di qualcuno si è lamentato dice eh, ma non ho comprato nulla perché eh, era tutto incomprabile. No, non, non è vero, anche perché l'ho constatato di persona e poi... Soprattutto ho fatto il video, quindi ho testimoniato tutto infatti in questi giorni, io spero tra domani e dopodomani, eh, il video di Torissimi ve lo posso mettere online così ce lo, ve lo gustate tutti, ce lo rigustiamo tutti insieme, anche il sottoscritto, quindi lo potete vedere con i vostri occhi anche i vari sender con quadrato, i prezzi con quadrato e quindi lo potete verificare eh, con, con i propri eh, occhi. Maurizio, sì Maurizio scusami, Massimiliano Maxlo Morello dice... Toissimi il top della fiera giocato insieme a quella di Novegro. Sì, so, Novegro, Novegro e Toissimi sono i migliori in Italia, ma con pazienza e fortuna si può tentare il colpo a prezzo onesto. Ecco, lo vedete, non ci siamo messi d'accordo con Max eh? quello che ho detto prima. Max, che in tal senso è un maestro, perché Max va a trovare veramente non so come faccia a trovare certi oggetti straordinari. Eh, eh, ecco, ecco, l'ho appena, appena scritto, si può. Trovare l'oggetto che vi piace eh, con un po' di fortuna, con un po' anche di parsimonia e pazienza con il venditore. Trattate il prezzo e vi portate a casa oggetti fantastici. Eh, Nicola Letti dice: aspetta il video, Nicola Massimo 48 ore e ve lo metto eh, online. E, insomma, va bene, ragazzi. Perdonatemi, taglio qui. Qui, eh, taglio qui la, 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 la diretta, allora io vi ringrazio per essere stati con me come sempre. Eh, insomma, spero che in tal senso ci, ci sia stato no, chiarimento soprattutto come raggiungere eh, toissimi senza, eh, senza avere problemi di traffico e soprattutto di parcheggio. Allora vi mando un grande abbraccio, eh, buona, buona serata a tutti e alla prossima. Ciao ciao!